la vostra località di provenienza, tanto per vedere se tutto funziona correttamente. Allora, vediamo un po' se trovo. Ok. Perfetto. Allora, se ci sono dei problemi, ditemi, fatemi un cenno, ditemi se qualcosa non va. Intanto vi lascio il link a Slido. Allora, il link è questo qui. Adesso ve lo giro, lo scrivo sulla chat. Eccolo qui. Il poll, vi lascio anche il codice phpday pug add. Quindi se volete collegarvi e sul poll scrivere da dove ci state seguendo, possiamo così vedere che tutto funziona correttamente. Nel frattempo vi parlo un attimo della nostra così breve storia. Noi siamo un gruppo di programmatori della zona geografica di Rovigo. Alessandro è il nostro, diciamo, referente o comunque, diciamo, l'ideatore del gruppo, che inizialmente è nato per parlare di tematiche relative all'agile, a Scrum in modo particolare, e poi si è esteso ad altri argomenti di programmazione, framework, gestione di infrastrutture e altre tematiche per le quali siamo, diciamo, particolarmente interessati. Comunque, eventualmente anche Ale vi potrà dire qualche cosa durante il talk. Vi ricordo che l'evento è registrato e niente, adesso se non ci sono domande o incertezze, dubbi da parte di qualcuno, io continuerò a seguire la chat qui. E lascio la parola ad Alessandro perché possa iniziare il suo talk. Grazie Alessandro. Allora, come vi diceva Alessandro, oggi vi parlo del server automation con Laravel 0. In realtà non solo del server automation, vedremo che è utile anche in altri contesti, sempre ovviamente nello sviluppo. Vi ricordo che la seconda slide parla del nostro gruppo, è una breve introduzione e vi lascio i due link. Uno è il link al nostro repository dove lasciamo i sorgenti dei talk che facciamo, dei lavori, dei workshop che facciamo insieme e ovviamente il link a Meetup dove abbiamo i nostri appuntamenti che nell'ultimo periodo sono live ovviamente per la questione del lockdown. In basso a sinistra ho riportato tutte quante le slide. Se avete domande, come diceva Alessandro, ponetele su slide, dopo le riordiniamo e verso la fine ne possiamo parlare. Perché vi parlo di questo argomento? Allora, vi permetto, io arrivo dalla community di Laravel, utilizzo Laravel da un po' di tempo e mi ci trovo piuttosto bene, soprattutto per lo sviluppo rapido, è pronto e molto completo. Non ve ne parlo più di tanto perché immagino che la stragrande maggioranza di voi lo conosca. Uno di quelli che lavora al progetto, Nuno Maduro, che lavora al progetto Laravel, ha deciso di creare una declinazione di Laravel. Perché? Perché Laravel è molto comodo, soprattutto in linea di comando, in grado di creare delle utility, delle routine che possono essere utilizzate per gli scopi più disparati. Laravel 0 si basa esattamente su Laravel, però viene totalmente privato di quelle che sono le capacità HTTP, quindi quelle di un framework web. Vengono lasciate solamente le parti che riguardano la parte di comando. Perché è buona l'idea? L'idea è buona perché se io ho bisogno di crearmi un'utility linea di comando, posso riutilizzare le mie esperienze, posso riutilizzare il codice a componenti specifici per questo tipo di utilizzo ed è facilmente deployabile, che è un aspetto piuttosto importante. Perché una domanda che mi è stata fatta in passato, e che ripropongo è: perché
perché utilizzarlo a discapito di un Laravel completo? Beh, questo lo vedremo durante il talk e soprattutto per quanto riguarda la parte del deployment, secondo me è la carta vincente di questo framework. Quindi attualmente partiamo pensando che sia una specie di Laravel ridotto e al quale sono state rimosse le parti HTTP. Il capo applicativo, come vi dicevo, è un tool pensato per sviluppatori Laravel. È possibile utilizzarlo in locale, sulla propria postazione, per fare deploy, per fare elaborazioni, magari per delle pipeline anche, oppure per l'automazione e la manutenzione di server, pulizie, manutenzioni, installazioni, ha tanti campi applicativi. Oppure potrebbe essere utilizzato anche, come ultima cosa, come tool generico per creare proprio dei comandi specifici. L'installazione è semplice, si basa esattamente su quella che si utilizza di solito su Laravel, cioè ho una possibilità di aggiungerlo con il Composer, di creare con il proprio micro client di installazione una piccola cartella, oppure posso creare direttamente il progetto. La prima cosa che verrà chiesta alla fine dell'installazione è un rename. Questo perché quando noi utilizziamo Laravel siamo abituati a utilizzare Artisan o Artisan. Qui il comando, cioè Artisan prende il nome del comando che noi vogliamo creare. Quindi se noi lo chiamiamo, per esempio, come questo esempio, command key, dovremmo fare PHP spazio command key per richiamarlo e non Artisan. Come è strutturato a cartella il progetto? La struttura è molto aderente a quella di Laravel, ovviamente, ed è privato della maggior parte dei pezzi che noi conosciamo e la maggior parte anche dei comandi. Lui è orientato ovviamente ai comandi, quindi mancherà totalmente tutta l'altra parte. HTTP. Abbiamo una cartella app in cui dentro ci sono i comandi e il service provider dell'applicativo, la parte di Bootstrap, la parte di configurazione che è molto importante, all'interno della quale troviamo app e commands appena installata, quindi molto molto asciutta, una cartella che io ho messo come opzionale tra le parentesi quadrate, in cui ci possono finire gli stubs che io posso personalizzare per creare i comandi, e poi la cartella di test. In root troviamo i classici file del command tree, in questo caso sarebbe Artisan, vi ricordo, con il Composer, il PHP Unit, e poi c'è un file in più che è Box.json. Vediamo successivamente cosa serve. Serve prettamente per il deploy. Come vi dicevo, è orientato al comando, quindi se noi andiamo a richiamarlo, la prima cosa che lui farà sarà farci vedere un riassunto dei comandi che ci sono, più un piccolo blocchetto di comandi nuovi, cioè app, build, install e rename. Ovviamente c'è il comando classico Inspire, che è quel comando di esempio anche di Laravel, quello si può togliere. App build serve per creare, chiamiamolo tra virgolette, l'eseguibile, comunque il pacchetto con il nostro programma in linea di comando. Install serve per installare i componenti e rename serve per cambiare il nome al nostro applicativo. Make command, come per Laravel, crea un comando. La struttura del comando è identica a quella di Laravel, non cambia assolutamente niente, però come notate non estende il comando base di Laravel, ma ne estende uno suo, perché vengono aggiunti alcuni dettagli. Il primo dettaglio è che consente di avere a disposizione alcuni utility, come vedete all'interno dell'handle, di utility per avere qualcosa di più eye candy per quanto riguarda step di progressione magari di un installer. Come vedete a destra c'è un piccolo rendering che trovate anche nella documentazione, tipo è in grado di farvi la virgoletta verde per dire che è andato tutto quanto bene, oppure se è fallito. Lo si fa tramite una closure, come vedete, ritornando true o false. Sotto, in coda, non avendo il kernel, tutte le parti dove ci sono kernel, tutte le definizioni che ci sono di solito, abbiamo la schedulazione. La schedulazione passa direttamente qui, non è esterna al comando come in altri casi, e quindi avendola localizzata è più comoda, perché ogni comando può dire quando è che vuole essere avviato dal punto di vista temporale del Chrome.
La configurazione è uguale a quella di PHP, scusate, di Laravel. Abbiamo il classico config app.php. Attenzione che non ci sono gli alias, ma solo i service provider. Qui ho un po' dimagrito per questioni di spazi, però c'è il nome del mio comando. Dove va a prendere la versione? Questo è molto importante per gli update. Generalmente, come scrivevo sotto, lui lavora, a meno che voi non vogliate ridefinirlo, con l'elenco dei tab e prende l'ultimo disponibile. Si possono definire i service provider, lui ne ha uno di default perché ne ha bisogno di solamente quello dell'applicazione, possiamo aggiungere i nostri se ne abbiamo necessità. Non ci sono gli alias, quindi quando noi andiamo a richiamare dei FASAB, per esempio, quelli classici, dobbiamo ricordarci di mettere tutto quanto il percorso e non abbreviarlo. La configurazione dei command è molto similare, come potete vedere, è sempre il classico array, ha un comando di default, che è quello che viene chiamato quando io non lo chiamo senza nessun tipo di parametro, okay? Ne ha uno che fa automaticamente l'elenco dei comandi che sono registrati, un path dove automaticamente va a caricarsi i comandi che vengono definiti, è il classico app slash commands, e poi ho possibilità di aggiungerne, nasconderle o rimuoverne. Perché magari a runtime vorrei avere la possibilità di poter togliere determinate parti. O comandi che magari mi servono nel deploy e non mi servono nella vita pratica, diciamo. Scusate, quando sono andato effettivamente a deployarlo e non durante lo sviluppo. L'exception handler, come riportato dalla documentazione, è una delle cose che è un pochino più ancora rustica, questo è un framework abbastanza nuovo. Piuttosto nuovo, vi chiede di andare a modificarlo direttamente dentro la Bootstrap. È una pratica non bellissima, però comunque funzionale. Vi create il vostro exception handler all'interno di app o dove volete crearvelo e poi lo indicizzate con un singleton dicendo all'app dove andare a caricarlo. Come tooling, a differenza di Laravel, lui mette a disposizione solamente due elementi. Il primo è PHP Unit, se volete utilizzarlo in TDD o BDD o con la metodologia che volete. Ovviamente il consiglio è sempre quello di accompagnarlo a delle unità, dei test di unità e test di integrazione, perché i comandi, tra l'altro, si prestano molto a questo tipo di tecnica di sviluppo e vengono fuori dei lavori piuttosto robusti utilizzando questo tipo di tool. In più abbiamo Tinker come esattamente per il Laravel normale. La differenza è che non è direttamente integrato nel pacchetto, ma lo dovete installare manualmente tramite una require e una registrazione del service provider. Lui mette a disposizione dei componenti di base che non sono installati out of the box, ma devono essere installati manualmente con un suo comando, quello che abbiamo visto all'inizio, cioè l'app install. Ha questa serie di comandi che sono direttamente integrati all'interno del framework, ci pensa lui a effettuare tutte le varie operazioni, cioè la creazione della configurazione e di quant'altro. Qua ho messo Gigrobo d'acciaio perché se qualcuno si ricorda era Miwa, lanciami i componenti, mi pareva carino metterlo. Allora, partendo dai componenti che sono quelli più immediatamente necessari di solito in un ambiente come questo, il primo è quello del logging, ovviamente. Bisogna fare attenzione a una cosa, lui vi crea il file della configurazione, ve lo mette dentro in config, poi lo chiamate con il classico FASAB e lo richiamate come ci sono le istruzioni sulla sinistra. Fare attenzione però che a dove andiamo a mettere i file, perché lo storage path di Laravel partirebbe dal presupposto che all'interno di Laravel è lo stesso livello di solito della vendor. Quando noi andiamo a fare un deploy, in realtà lui crea un file monolitico con dentro all'interno tutto e diventa una specie di archivio. Dopo vediamo esattamente come è fatto. Non è scrivibile, quindi possiamo solamente leggere all'interno di quell'archivio, ma non scrivere. Questa è una cosa alla quale dobbiamo prestare parecchia attenzione, perché rispetto a Laravel, se abbiamo bisogno di leggere e scrivere, è differente. Infatti, sulla parte di storage, che è integrata ma non è abilitata nell'immediato, dovete crearvi da soli un file systems.php e dirgli dove andare a prenderlo. Di solito gli si dice di utilizzare o la current working directory, cioè dove sta funzionando il comando. Però spesso e volentieri, almeno per quanto mi riguarda, questi comandi che io utilizzo a livello di sistema, magari voglio che siano visibili
magari a livello di sistema o voglio installare sul sistema, non è bello portarseli dietro nelle cartelle in cui vanno. Quindi quello che io consiglio, in basso a destra vedete c'è una funzione, caricarsi un helper e andare a prendersi con la funzione POSIX la home dell'utente. Prendere la home dell'utente, come succede un po' per URL o per app o per storage path e le utility che ha Laravel di solito, questo va a unire quello che voi gli date in maniera tale da poter fare, per esempio, un appunto command click come quello che abbiamo detto prima, e dentro vado a metterci il mio materiale e rimane nella home dell'utente e lo sta facendo girare. È molto più comodo, ci sono parecchi tu la linea di comando che ragionano in questa maniera. E è quella che ha forse meno downside da questo punto di vista, soprattutto per un comando custom. Abbiamo database, anche questo non è all'interno out of the box, però è installabile, lo si installa con install database. All'interno lui poi si porta dietro i facade classici, si porta dietro anche la possibilità di avere migrazioni, seeder e quant'altro. Magari per fare un installer o per fare manutenzione su un database può essere interessante averlo a disposizione. Le code, anche le code forse ancora più interessante di altri strumenti che vediamo successivamente. In una diciamo, economia di un server in cui ho necessità di schedulare o di eseguire più task contemporaneamente e fare elaborazioni per le quali serve appunto una coda, è possibile richiamarla e fargliela installare e farà tutto quanto automaticamente. All'interno sono presenti anche altri piccoli pacchetti come HTTP ed ASK. HTTP è quello per i client che è una specie di wrapper per Google per poter andare a utilizzare GET e POST su determinate URL, per esempio per delle API, oppure DASK vi dà la possibilità di effettuare dei test e fare anche degli screenshot di quello che sta succedendo. Faccio finta magari una piccola utility di monitoraggio, potrebbe fare lo screenshot di quello che sta accadendo, perché è una specie di browser embedded, e fare lo screenshot e ve lo manda, per esempio. Un altro di quegli elementi che manca da Laravel, rispetto all'Aravel, è quello dell'env. Questa è una cosa che mi piace relativamente come componente della verità, perché lui parte dal presupposto di essere dov'è anche l'eseguibile, cosa che non è detto che sia lì. Potrei non essere nello stesso path o comunque non avere necessità di averlo effettivamente in un posto in cui voglio che vengano messi anche l'environment con magari delle chiavi o altre cose. E quindi il suo comportamento di default non è effettivamente, per quanto mi riguarda, particolarmente pulito, però è possibile installarlo. E magari utilizzare direttamente le chiamate primitive dicendogli dov'è l'env da caricare, se vogliamo per esempio spostarlo, come dicevo prima. Ci sono anche delle altre utility che è possibile utilizzare, sono delle utility che come queste aiutano a fare le cose un pochino più belline per l'occhio, ok? Quindi la possibilità di fare dei menu. Del menu a scelta multipla, oppure di avere, come vedete nello screenshot, un bel logo con hashart. Sono cosettine, però ovviamente anche l'occhio vuole la sua parte e aiutano a fare ordine e a fare anche un lavoro pulito e più rifinito, ecco, da questo punto di vista. Passiamo alla parte, secondo me, più interessante di tutte, della parte della build. La parte della build, lui utilizza un pacchetto, un sistema di pacchettizzazione, accetta, come vedete il comando, poi si può richiamare build o build dicendogli qual è la versione, cioè forzandogliela sostanzialmente, se no lui la domanderà. Ricordatevi che è fatto con l'estensione far, cioè lui non è altro che un file far, che è un PHP archive, che è un similare al jar di Java, okay, né più né meno. Quindi è un pacchetto compresso, una specie di file system, compresso di solito col GZ, all'interno del quale viene messo tutto quello che è necessario per il funzionamento. Cosa utilizza? Utilizza Unbug Box per funzionare, e questo è quel file, vi giustifica la presenza di quel file che abbiamo visto all'inizio, cioè il file box.json. Questo sulla sinistra è il suo contenuto e il suo valore di default. Notate che sono presenti i directory, cioè i directory che io voglio includere all'interno del mio pacchetto.
ovviamente lui si porta dentro all'interno tutte quante queste cartelle, viene importato all'interno anche Composer. Occhio che se strutturate il vostro applicativo con delle cartelle esterne a quelle di Apple, le dovete includere esattamente qua dentro, perché sennò lui non le porterà all'interno. È possibile, ecco, infatti, come vi dicevo prima, se voglio includere la mia directory la devo mettere qua. Dei template di file, per esempio, il template del file di configurazione o proprio di parte di codice che magari voi volete disgiungere da questo tipo disgiungere dal framework, questa è la maniera di farlo. A tal proposito vi faccio vedere direttamente su PHP Storm, okay, come si può andare a dividere sorgente. Guardando all'interno del Composer, per esempio, di uno dei progetti che io vi lascio dopo disponibili per lo scaricamento, sono progetti funzionanti, io di solito mi aggiungo a una cartella SUS in cui all'interno metto una piccola gerarchia di file che mi aiutano a mantenere l'applicazione disgiunta dal framework e a separare un po' le cose. Questa cartella io poi all'interno di Box, okay, me la porto dietro, come potete vedere, in maniera tale che venga compattata all'interno. Ok, poi io mi porto dietro anche un altro paio di file in cui ho le costanti e gli helper poi tra l'altro che vi ho fatto vedere. Questo applicativo nello specifico è un piccolo applicativo che io mi sono creato per utilizzare Docker. Se voi utilizzate Laravel con Docker sapete che c'è una distribuzione, un piccolo progetto che si chiama Laradoc, che non è altro che un enorme composer in cui, configurandolo con un file env, potete andare a crearvi un ambiente di sviluppo totalmente integrato con PHP, MySQL e un sacco di altri servizi come Redis che sono abilitabili separatamente, con i quali poter andare a sviluppare. È molto molto comodo, però spesso e volentieri, per esempio io per pigrizia non mi ricordo quali sono i comandi che bisogna andare a dare. Allora io cosa mi sono fatto? Mi sono fatto questa piccola utility che adesso vi faccio vedere, okay, in cui Laradoc. Se andiamo a guardare cosa c'è all'interno, scusate, lo apro un pochino in maniera che sia un pochino più visibile, io lo posso chiamare, come vi dicevo, lo chiamo con Laradoc clean e viene fuori quelli che sono i comandi che io sono andato a creare. Io qua mi faccio un init --path. Allora, di default io gli ho detto che vado a utilizzare la cartella in cui sono, ma siccome è quella in cui sviluppo, ed è meglio di no, lavoro un po' nella PMP, ok? Cosa ho sbagliato? Ok, ho sbagliato perché devo dirgli meno meno forze, se non ricordo male. Ok, adesso lui mi fa il clone del pacchetto, ok? Me l'ha creato e ha applicato quelle che sono le mie impostazioni. Come impostazione ho utilizzato un normale file YAML. XML, molto semplicemente lo carica come array, gli dà un nome all'installazione, dà un nome cioè dà una versione al PHP e una versione al MySQL. Adesso qua ci sono quelle di test, non sono effettivamente quelle che utilizzo io. Adesso io posso voler andare a avviarlo, ok? Sempre dicendo di qual è il path, perché sennò lo cerca nella cartella in cui sono, ok? Mi sono fatto una piccola utility che controlla che io abbia le credenziali per poterlo far andare. Ok, adesso mi farà partire Docker. Questo tipo di utility mi dà anche la possibilità di fermarlo, mi dà la possibilità di entrare anche, perché per esempio se io voglio andare all'interno del workspace mi proietto direttamente all'interno del workspace, ok, qui all'interno non c'è niente, c'è solamente la mia directory temp, ovviamente. E se avete curiosità potete andare a vederlo, ma la cosa molto interessante di questa parte è ovviamente la possibilità di andare a creare il file di installazione, come vi dicevo prima. Che cos'è che fa quando io vado a fare app build? Mi va a domandare prima di tutto qual è la versione, adesso diamo una versione bassa, 0.0.1, e lui comincia a crearlo. Adesso ci mette un po' perché crea il mio pacchetto, poi vediamo effettivamente cosa va
a creare, e poi vediamo il secondo passaggio, che è quello molto interessante. Come vi dicevo prima, crea un file far, quindi crea un archivio con all'interno tutto quanto quello che è necessario per il funzionamento, quindi può essere preso e spostato. L'unica cosa di cui ha bisogno è, ovviamente, è PHP, perché avviene per Composer, avete bisogno del PHP per funzionare. Se andiamo a guardarlo, ok, mi ha creato questo bel file da 5,7 mega, è grandino, e se vado ad eseguirlo, ok, vedete che sono spariti i comandi che servono per il deploy. Posso anche andare a domandarvi self-update, che adesso vediamo anche come fare, che è molto interessante questa parte qua. Se guardate, lui va a cercarselo su internet, dove io ho taggato una versione successiva, per quello che ho detto 001, e se l'è automaticamente aggiornato. Questo è veramente molto molto comodo da utilizzare. E adesso vediamo anche esattamente come è fatto. Andiamo a vederlo. Quando noi andiamo a installare il self-updater, che lui vi installa in maniera automatica, vi crea un file di configurazione in cui lui si importa una strategia di base. La strategia di base è quella utilizzando GitHub. Quella di GitHub come funziona? Voi dovete prendere il vostro pacchetto, metterlo su Packagist e registrarlo. Attenzione che quando andate a registrare il pacchetto Packagist ci mette sempre un pochino prima che sia totalmente disponibile con tutte quante le sue funzionalità. Perché vi dico questo? Perché la prima cosa che lui fa con questa strategia, quando lui va a scaricarsi il file, va a cercare all'interno di Packagist il vostro pacchetto e va a cercare un file JSON in cui vengono generati tutti quanti i tag che io ho fatto, cioè con i rilasci della mia applicativa. Questo lo fa perché controlla la sua versione con quella remota, okay? Per questo io all'interno, se guardate, del pacchetto Composer, devo stare ben attento a scrivergli anche effettivamente dove sono i sorgenti. Ok, questo è importante. A questo punto lui fa il confronto, se lo scarica e lo va a sostituire, esattamente come fa Composer. L'unica cosa alla quale dovete stare attenti è che lui tagga la build, e quindi poi la build la carica all'interno del repository. Vi ho lasciato due prodotti. Uno è l'ARADOCKLI, che è effettivamente un client per utilizzare Docker per Laravel, integrato, utilizza PHP, MySQL e il suo workspace, dentro i quali potete anche entrare e lavorare in maniera totalmente compatta. Potete utilizzare, farvi un piccolo file di configurazione. Ovviamente l'ARADOCK, come ben sapete, ha una valanga in più di opzioni, quindi io ne ho fatte quelle che utilizzo di solito. Se volete, ovviamente il tool è open, potete scaricarlo e utilizzarlo. Quindi è un esempio, però un esempio funzionante. L'altra cosa che vi volevo far vedere, adesso datemi un secondo che apro il secondo progetto, che l'ho chiamato L0 Backup, scusate, e è una piccola utility che serve per effettivamente fare i backup, come vi dicevo. Ok, allora, questa piccola utility che adesso vi faccio vedere, vedete qua, è molto semplice. L'idea qual è? L'idea è che io vado a prendermi il file env di un'installazione Laravel, me lo leggo, vedo quali sono le credenziali, mi creo un file zip con un certo nome e poi me lo scarico sull'S3. Possiamo provare a vedere di farlo funzionare live. Ok, vediamo se... PHP L0 backup. Vediamo, vedete? E adesso qua ho fatto una cosa piuttosto semplice. Che cosa fa? Si cicla questi siti, prende la destinazione, dalla destinazione va a caricarsi il file env, file lo zip, dopodiché scarica, vengono compattati tutti quanti i file che trova qui all'interno. Qui ho fatto un po' degli esempi, utilizza la temp ed è anche schedulabile, qua ovviamente non lo sto utilizzando. Vediamo, se noi andiamo a vedere poi su un bouquet S3, se noi andiamo a guardare, questo qui è il mio S3, vedete 1 e 2, e va a caricare lo zip effettivamente come me lo aspetto. Insomma, io utilizzo il driver S3 e la mia infrastruttura la metto a disposizione un S3 compatibile che potete tranquillamente utilizzare anche voi.
Entrambi i pacchetti sono disponibili su GitHub, sono aperti, scaricateveli e guardateveli tranquillamente. Dovrei aver sostanzialmente finito perché siamo agli sgoccioli. Okay. Ringrazio il gruppo per questa possibilità, voi ovviamente per avermi ascoltato, ringrazio Alessandro per avermi fatto la co-host e per il lavoro che farà adesso. Questi sono i nostri riferimenti e su Join trovate tutti quanti i riferimenti al nostro pug e tutto quanto quello che è il nostro Perfetto, gruppo. direi che ti ringrazio anch'io di tutta la spiegazione del talk, molto Sì. interessante. Tra l'altro, è una cosa che anche io non conosco bene, quindi è stato utile anche a me, anzi, che non conosco quasi per niente. Allora, vediamo un po' se ci sono delle domande. Allora, vediamo un po'. Allora, una domanda. Cosa ti spinge a usare questo strumento piuttosto che Lumen o Laravel stesso? Beh, allora, questa è una domanda, diciamo, piuttosto lecita. In sostanza è la comodità. Per quanto mi riguarda, io parlo ovviamente per me, la cosa migliore che si può fare è quella di andare a ridurre il tempo di sviluppo. Ricordiamo, il contesto col quale viene utilizzato questo strumento, che è il contesto della, velocità e della facilità, out of the box di avere le cose pronte. Questa cosa è una cosa che ti può dare uno strumento come questo se sei uno sviluppatore Laravel. Ovviamente portarsi dietro tutto quanto Laravel, prima di tutto, è un po' più leggero, ovviamente perché vengono tolte delle parti che non servono. Quindi sicuramente il footprint dal punto di vista della memoria è più basso. Questa è una prima cosa. La seconda cosa è che me lo posso trasportare come, tra virgolette, eseguibile o pacchetto autonomo e completo e autoaggiornante in giro per i server o per le macchine che mi servono, in maniera molto semplice. Portarsi indietro invece tutto quanto Laravel diventa un pochino più complesso perché è una cartella con tutte quante le sue cose, bisogna fare un composer install, le cose possono non sempre funzionare in maniera corretta e diventa più pomposo. Rispetto a Lumen, diciamo, anche Lumen è estremamente veloce, anche lì Lumen non è deployabile, anche lì Lumen non può non essere così comodo portarselo in giro senza avere il live updater per dirci, ecco, come abbiamo visto qua. Qua ho il mio live updater, mi posso fare la mia politica di aggiornamento e con una linea di comando, con un comando, so che cosa con un comando unico, so che me lo posso aggiornare, avviarlo e avere tutti quanti i miei comandi pronti. Perfetto, una domanda, diciamo, beh, Francesco mi chiede quando è preferibile utilizzare Laravel 0 rispetto a Laravel, ma è sostanzialmente la stessa domanda, hai già Diciamo risposto che in sostanza. il contesto sì, è quello di comodità e comodità e centralizzazione. Ecco, un altro aspetto che potremmo utilizzare è questo, cioè mentre Laravel, ecco, faccio un passo indietro e vi parlo dell'utility che vi ho fatto vedere. Parlando dell'utility che fa i backup, quell'utility utilizza all'interno un pacchetto di spati, che è lo stesso pacchetto di spati sul quale pa spati ha costruito Laravel Backup, per darci l'idea. Io ho utilizzato il pacchetto sottostante perché Laravel Backup in questo contesto mi era ridondante per una serie di motivi. Il primo perché ha una serie di, come si dice, di notifiche che a me piaceva gestirmi in maniera diversa e così via. Quando ho utilizzato questo pacchetto qui, cosa succede? Succede che facciamo finta di avere un server unico in cui ho tanta installazione di Laravel. Io ho un comando che entra in ogni cartella, si prende il database, si prende i file, li pacchettizza e li spara su S3. È vero che potrebbe farlo ogni applicativo Laravel per conto suo, però è vero che ho anche un'enorme duplicazione di codice. Non ho un unico punto di verità, come si dice in gergo, no? Dal punto di vista della programmazione. Ho capito. Mi chiedono anche se la Radoc è adatto ad un uso in produzione. Allora sì, la Radoc è utilizzato in produzione, può essere tranquillamente utilizzato in produzione, secondo me, con alcuni accorgimenti. Bisogna stare attenti, bisogna andare a fare un piccolo tuning,
per quanto riguarda il file, se non ricordo male, all'interno direttamente del Docker Compose. Perché? Perché bisogna stare attenti che le cartelle che, scusate, le porte che espone il Composer siano effettivamente quelle che poi voglio che siano visibili in binding. Quindi bisogna fare un po' di attenzione a queste cose. A parte le parti di rete, sì, ci sono state delle condizioni anche in cui l'ho utilizzato perché appunto era compatto, veloce ed era pronto. L'unica cosa che non mette a disposizione è che ovviamente quando voi lo lanciate non ha alcuna limitazione dal punto di vista delle risorse utilizzate, cioè lui viene lanciato e utilizza quello che c'è. Quindi se lo lanciate, ricordatevi di o avete gli applicativi che non richiedono così tanto tempo o così tante risorse o che non hanno pericolo di andare fuori scala, oppure questa cosa è una cosa di cui dovete fare il tuning e di cui l'Aradoc non, out of the box, non mette a disposizione nulla che io sappia, ovviamente. Perfetto. Chiedono anche se puoi eventualmente dare qualche altro esempio di utilizzo. Non c'è una specifica. Beh, un esempio di utilizzo, beh, allora per quanto mi riguarda l'utilizzo è quello di manutenzione server, quindi pulizia di file, pulizia del database, se ho delle tabelle che ogni tanto vanno troncate o reindicizzate o magari compattate, per esempio. Se ho tante installazioni non mi piace avere applicativi che riportano all'interno stessi pacchetti, magari fatti da me, mi piace di più perché poi me li devo passare tutti quanti magari per aggiornarli. Invece avere un unico punto, come dicevo, per la manutenzione serve può essere molto interessante. È interessante anche in locale, come vi facevo vedere per l'Aradoc lì, può essere utilizzato per le pipeline sostanzialmente, potrebbe essere utile anche per in accoppiamento con deployer PHP, potrebbe essere utilizzato per fare delle pipeline di deploying, cioè per andare a organizzare un po' meglio quello che poi Deployer fa, quindi magari creando automaticamente dei template dai quali poi andare a fare effettivamente, far girare questa pipeline con Deployer. Tutto Capito. quello che è un utility line di comando dentro Laravel 0 la prende in considerazione e la comodità è quella di utilizzare gli strumenti che si utilizzano con Laravel perché sono, tra virgolette, fluenti, perché sono comodi, perché li conosco già. Ecco una cosa che non ho detto all'inizio, Laravel 0 è un framework in più di un parco che è piuttosto folto, ce ne sono per Node.js, ce ne sono per PHP puro o per altri framework, cioè questo modello di avere un framework fatto per fare linea di comando è abbastanza classico ed è abbastanza percepita come esigenza. Questo è fatto in declinazione Laravel, quindi questo è il suo campo d'utilizzo. Ma il campo d'utilizzo, per esempio, sono importazioni e esportazioni, batch, per esempio, fare le utility di importazione o di elaborazione. Anche questo, se non volete integrarlo all'interno di Laravel completo, perché avete tante installazioni, lo fate in maniera centralizzata. Giusto, un'ottima osservazione. Un'altra domanda, questa più generale, se mi chiedono se consiglieresti di utilizzare Laravel 0 anche a chi non conosce affatto Laravel. Io Beh, sono tra questi, non so come si fa. allora, come diceva Zumwalt Complicato. prima, sì, perché, però io sono di parte, potrebbe aiutare a conoscere un pochino Laravel. Sicuramente ha un tipo di notazione come si chiama un po' come la chiamano un po' nell'ambiente fluente, cioè facile da utilizzare, chiara. E molto pragmatica come impostazione. A me è capitato in passato di avere necessità di avere delle utility, questo framework ancora non c'era e mi sono fatto le cose in PHP classico, PHP normale. Se l'avessi avuto sarebbe stato estremamente più comodo. Quindi la mia risposta, diciamo a bruciapelo, sarebbe sì, secondo me conviene perché ha una valanga di cose pronte. Capisco, capisco. Poi mi chiede Roberto Sì. Gallea, se, beh, intanto ti fai i Ciao complimenti, ti Roberto. ringrazia,
Grazie Roberta. E poi per la parte di testing chiede se ci sono funzionalità aggiuntive rispetto al PHP unit di base, Ecco, ecco. no, non ne ho, almeno io non ne ho trovate di funzionalità aggiuntive. È il PHP Unit classico, con un'installazione classica di base. Tra l'altro, se non ricordo male, credo che non si porti dietro nemmeno, non crei nemmeno il PHP Unit, cioè ha un list template, ma non c'è neanche il PHP, non crea neanche un PHP Unit per se stesso, per dire te lo devi creare a mano, quindi è abbastanza spartano da questo punto di vista. Effettivamente è una bella domanda, sarebbe bello poter integrare qualcosa di specifico e che integrasse qualcosa di specifico. Quello sì, sì. Ok, e poi una domanda, diciamo, tecnica generale, se mi chiedono se le slide che sono state presentate oggi verranno condivise, se sì, dove. Allora, verranno condivise su Joined, le metto su Joined, poi il GRUSP le pubblicherà anche in tutti gli altri posti dove sono previste, ovviamente. Io adesso ve le metto su Joined, in cui se volete andare a... Scusate, adesso entro su Joined, che qui naturalmente non ricordo più la password. Le metto Anzi, proprio in tempo reale. Grazie Alessandro. a proposito di Scusate. Joined, vi condivido l'ultimo il link per la votazione per votare Bravissimo. il talk, ve lo metto in chat. Così ce l'avete a disposizione tutti quanti. Vi lascio il link anche ai repository, quindi anche oltre che alle slide, anche ai sorgenti. Ok? Perfetto. Lo faccio in questo Grazie. momento. Innanzitutto, intanto vi ringrazio tutti quanti. Grazie, Grazie a voi. grazie a voi, grazie Alessandro e E Alessandro del Alessandro. Plug Rovigo.